Lo avevamo già annunciato, l'associazione DILA di Bruno Mancini sbarca in Algeria. Vediamo con quali progetti. Innanzitutto, professoressa Bucalfa, com'è stato questo incontro con l'associazione culturale di Bruno Mancini? Allora, Bruno Mancini l'ho conosciuto tra mia amica, la poetessa Angela Maria Tiberi di Latina, e mi ha fatto conoscere il signore Bruno. E come lo chiamo io, ha scelto di aprire una sede in Algeria, la prima in Algeria, e e a Blida, dove vivo io. E il progetto ha cominciato l'11 luglio e siamo tutti contenti. Abbiamo cominciato, ho incontrato la signora Maria Battaglia, la direttrice dell'Istituto Italiano ad Algeri e abbiamo parlato, ho parlato con lei e abbiamo messo, era contenta del progetto, e mi ha detto che è pronta ad aiutare anche con consigli. E stiamo facendo preparando le cose e adesso abbiamo iniziato. Abbiamo tanti iscritti alla Dira Blida: ci sono delle uh, uh, pitture, ci sono scrittori, poete c'è Esma Mejeggi con noi, c'è Ben Meisa, un pittore conosciuto a Blida, c'è Metawi eh, Mokhtar, tutti quelli sono, sono gente algerina, ci sono anche, anche la gente che lavora all'università. Sarà un bel incontro culturale, varie culture che si incontrano. Anche la canzone con Ayub Mejeghid, un cantante giovane ma un talento meraviglioso, lui scrive in arabo e eh, con eh, l'aiuto di altri scritti stiamo facendo la traduzione delle canzoni per metterle nel libro dell'antologia del signore Bruno Mancini e stiamo facendo le cose con arabo, francese, inglese così l'antologia sarà diversa questa volta e speriamo avere un successo così eh, quasi tutti gli iscritti sono giovani è una, una cosa giovane, nuova e speriamo, speriamo fare, fare belle cose. Il progetto è un jumelage, non lo so come si dice in italiano, è un jumelage tra Ischia e Blida. Così facciamo insieme le cose.